30 marzo 1853 nasce il pittore olandese Vincent van Gogh. Van Gogh si dedica interamente alla pittura solo dopo essere rimasto deluso dal mancato rinnovo di un mandato da predicatore a causa del suo eccessivo zelo religioso. Van Gogh si avvicina all'impressionismo, per poi superarlo in direzione di una concezione romantica della pittura, intesa come oggettivazione dell'anima dell'artista, ponendo così le basi per l'espressionismo. Nel 1886 conosce a Parigi Gauguin, con il quale instaura un tempestoso sodalizio artistico, la cui fine, brusca e violenta, arriverà due anni dopo, nel periodo in cui la crescente inabilità psichica di Van Gogh sfocerà apertamente in pazzia. Il grande pittore morirà nel 1890, sparandosi un colpo di pistola al petto. Il 30 marzo è anche il giorno in cui, nel 1987, il famoso dipinto di Van Gogh, I girasoli, viene battuto all'asta da Christie's. Un miliardario giapponese se lo aggiudica per quasi 40 milioni di dollari.